La casa a sinistra è casa dove abitavi. Sì, esattamente. E la casa a destra è una casa gemella. Sì, sono due palazzi gemelli degli anni 50. Questo è il mistero. Un palazzo è in piena ricostruzione e l'altro è bloccato per la burocrazia, la filiera, per una fantomatica scheda per l'intervento che per un palazzo non serve e per l'altro sì. Stefano, 40 anni. Sì, è vero, non è solo in questa assurda storia aquilana che va avanti da 3 anni, ma in questo caso il malcomune mezzo gaudio conta ben poco. Nello stabile gemello sono iniziati i lavori di ristrutturazione, nella sua palazzina no. 9 mesi di albergo e il resto autonoma sistemazione. Con quei soldi si poteva mettere a posto tutto. In verità una spiegazione vera e propria non ce l'ha data ancora nessuno. Sappiamo che il palazzo è bloccato, nonostante noi abbiamo presentato il progetto nei termini, per la mancanza di una scheda per l'intervento. La scheda doveva arrivare a novembre 2011. Stefano, 40 anni, autonoma sistemazione, senza casa da 3 anni, ma anche, per non farsi mancare nulla, cassa integrato. Ma la mia odissea, che poi penso sia simile a molte persone della mia età, è che io sono in cassa integrazione da ormai 3 anni a causa di questo terremoto. Sono Sei dipendente dell'ATAM. dipendente dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, l'ATAM, che come tutti gli enti di cultura sta attraversando purtroppo un periodo drammatico. E quindi scarseggiano anche le risposte alle nostre domande per ovvi motivi. A maggio finisce la cassa integrazione e qui il malcomune mezzo gaudio non funziona nemmeno. Argomento ripescato dagli archivi e non perché non abbiamo nulla da dire, perché il caso non si è risolto ed è anzi degenerato. Ci scrivono da Castelvecchio Subequo, le immagini sono dell'aprile 2008, rubrica Lo dico al TGR Abruzzo. Questa doveva essere la piscina. Partiamo da una domanda, serviva una piscina qui? Ma la piscina assolutamente no. Era Gianni Colangelo a parlare nel 2008, lo stesso ci fa sapere oggi che la piscina non è stata mai conclusa nei lavori perché non era a norma, ma hanno speso ancora 400.000 euro per migliorarla. Si parla oggi di abbatterla e nel frattempo, ci dice il signor Colangelo, il fabbro sta portando via gli infissi perché non è stato mai pagato. Naturalmente nessuno ha mai fatto un bagno in quella piscina. Altro spreco, l'autoporto di Roseto, anche qui non è mai entrato un tir, che è tornato di moda nelle cronache. L'unico saggio utilizzo quando una società ciclistica faceva allenare lì i ragazzi. Mai inaugurata la struttura, costata un pacco di milioni di euro ed oggi qualcuno dice che bisogna investirci, magari dotando la struttura di celle frigorifere. L'Italia, tra l'altro a stento, ha campato lo stesso senza l'autoporto di Roseto. E se spendessimo i soldi per riammodernare le strade? Chiediamo aiuto ad un accendino per capire come sono ridotte le strade abruzzesi. A martedì.